Gli studenti di successo sono quelli che non sanno niente. Non mi fraintendete, lo conosco il valore dell'apprendimento e dello studio, che a volte guardandosi intorno anche ai colleghi, ma basta aprire un video su YouTube, sembra che siano tutti arrivati, tutti esperti, danno un esame e conoscono tutto della materia, la possono solo insegnare agli altri. Si laureano, hanno già finito, hanno una promozione di lavoro, sono i più in alto di tutti e guardano gli altri dall'alto in basso, o almeno così è la loro percezione. Hanno un'attitudine verso il mondo per cui sembra che dal mondo non possano più imparare qualcosa. È esattamente il contrario di una caratteristica che hanno in comune tutte le persone veramente di successo, che è un'attitudine infantile, la potremmo definire. Cioè loro si documentano, studiano, leggono libri, comprano corsi, chiedono anche molto consiglio agli altri, poi però sperimentano su di sé, vedono cosa funziona, mettono in pratica e se funziona continuano a usarlo e a perfezionare. Non si stancano mai di imparare, dal mondo possono solo prendere e in questo senso non sanno niente, perché continuano a imparare e a sperimentare. Credo che questa sia una caratteristica che abbiamo in comune all'interno di questa community che io definisco di pazzi furiosi, scatenati e memoviani, perché portiamo il nostro cervello, come abbiamo detto tante volte, al limite per un anno intero. Se siete d'accordo, ci vediamo qui domani.